L'acqua di Bolzano? Elisir di lunga vita direttamente dal rubinetto. Lo hanno potuto verificare di persona, toccare con mano le centinaia di bolzanini e non solo che hanno colto l'occasione di visitare il serbatoio di acqua potabile di Via Maso della Pieve, sempre a Bolzano. L'apertura al pubblico di questa struttura è una delle iniziative che vede il comune del capoluogo altoatesino, insieme alla SEAB, protagonista di una campagna informativa sulla qualità dell'acqua potabile della città di Bolzano. Grandi e piccini hanno avuto l'opportunità di vedere e capire come si svolga il trattamento dell'acqua potabile. Hanno scoperto i piccoli grandi segreti riguardo la provenienza, la qualità e il valore di questo prezioso elemento. In questo momento ci troviamo nel serbatoio di Castel Flavon. Il rumore ci dice che il pozzo aeroporto sta caricando il serbatoio. L'acqua che si sente arrivare nel serbatoio deriva direttamente dalla falda di Bolzano. Come viene pompata senza trattamenti, entra in rete, in questo caso carica il serbatoio e dopo ritorna verso la città. Quindi possiamo dire che i cittadini di Bolzano bevono direttamente l'acqua che viene dalla falda di Bolzano, senza alcunissimo tipo di trattamento. Abbiamo 9 serbatoi di varie dimensioni, questo è uno dei più grandi, con 4.000 metri cubi di capienza. La rete di Bolzano è lunga circa 150 km, senza contare allacciamenti e diramazioni più piccole. È una rete interconnessa, quindi vuol dire che pressoché ogni via ha un ramo e l'acqua si mescola all'interno della rete. Buona, pura acqua di casa mia. Questo è lo slogan che accompagnerà la campagna di informazione promossa dal Comune di Bolzano in collaborazione con SEAB. Una campagna che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le coscienze dei cittadini in merito alla straordinaria qualità dell'acqua che sgorga dai rubinetti di casa. Ogni anno vengono eseguiti almeno 150 controlli di qualità sugli impianti della rete idrica. I cittadini di Bolzano bevono un'acqua molto buona. Le analisi ci dicono che è un'acqua oligominerale, mediamente dura, però con caratteristiche organolettiche molto buone. Anche chimicamente è perfetta, non parliamo poi degli aspetti batteriologici perché questi vengono monitorati con costanza, quindi si può tranquillamente bere direttamente come sgorga dal rubinetto di ogni cucina della nostra città. È bene ribadirlo. L'acqua oligominerale di Bolzano non necessita di alcun trattamento, tant'è che arriva nelle case dei bolzanini così come prelevata direttamente dalla fonte. Solo l'acqua proveniente dalle sorgenti di superficie della zona di Cardano viene trattata con raggi UV per garantirne la purezza batteriologica. La tariffa dell'acqua potabile, che comprende anche una quota per l'allontanamento e la depurazione, è di 1,10 € al metro cubo. È tra le più basse dell'Alto Adige. Ognuno di noi a Bolzano ne consuma in media ogni anno 51 metri cubi. Da non dimenticare un particolare. 3 litri di acqua minerale comprata nei negozi costano in media 1 €. L'esatta cifra di quello che paghiamo ben 800 litri di acqua del rubinetto. L'acqua è una delle principali risorse della vita. Noi crediamo che farla conoscere come non solo come bene che ci permette di svolgere molte delle nostre attività, ma anche come prezioso bene organolettico e addirittura che ci permette di godere della vita, riteniamo che sia una cosa importante. Collegata all'iniziativa però è anche tutta una serie di informazioni di carattere tecnico e sia anche come si svolge quindi il rapporto con il cittadino, quindi amministrativo, che permetteranno di avvicinare i cittadini anche all'attività che svolge la SEAB. La campagna di sensibilizzazione fornisce tutte le informazioni sull'acqua, i dati e le cifre, a partire dalla composizione, l'origine e la storia dell'acqua di Bolzano, fino ai vantaggi per la salute e, perché no, anche per i portafogli. Nel corso di speciali eventi informativi, gli operatori di SEAB saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni. Verranno poi montate fontane mobili per la distribuzione dell'acqua nei luoghi più frequentati del centro di Bolzano. Continuerà poi il calendario di apertura al pubblico delle varie strutture gestite da SEAB. Prossimo appuntamento per sabato 17 maggio al Pozzo Petrarca dalle 10 alle 17. La campagna, che proseguirà fino al mese di settembre, avrà un proprio logo distintivo in cui l'acqua verrà rappresentata come simbolo di simpatia. Il logo accompagnerà tutti i progetti dedicati all'acqua.
Le informazioni e il calendario degli eventi sono a disposizione sul sito della SEAB www.seab.bz.it e sulla pagina Facebook dedicata.